Buongiorno a tutti. E io che pensavo che oggi era un giorno festivo, non c'era nessuno. Ciao, siamo tutti qua, tutti quanti. Mamma mia. Addirittura. Ciao, ben arrivati a tutti. Guarda che lista. Oh. Ciao a tutti. Ancora state ancora entrando. Perfetto, vedo che ci sono anche tanti nuovi, allora vuol dire che c'è qualcosa sempre da raccontare. Allora, qui mi arrivano. Cosa non si vede? Cosa non si vede? Non capisco. Si vede tutto il pannello? Beh, non lo capisco. Se è chiaro, sei entrata come amministratrice. Vabbè, ti entrano lì, non importa, dai, non importa, Miki. Sei entrata come organizzatrice, quindi è chiaro che ti si vede il pannello, no? Ma non ti attivo, va bene? Ti lascio così spenta, va bene? Perfetto. Ok. Mi senti, no? Mi stai sentendo? Ah, ok, perfetto. Intanto non succede niente, ti lascio così. Sei entrata con il link, quello master, con l'organizzatrice, ma non c'è problema. Dai, abbiamo anche Michela, se qualcuno vuole fare delle domande dirette, faccio da tramite. Perfetto. Vedi, ogni tanto mi controlla. Oggi è il giorno di festa, detto, ma lo farà il webinar o non lo farà il webinar? Aspetta che lo controllo. Sto scherzando, via. Saluti da tutti quanti. Michele, ti stanno salutando, perfetto. Ho passato i saluti a chi ha salutato. Bene, allora io adesso qui parto con la registrazione. Ok, adesso è avviata la registrazione, perfetto. Allora, io ieri sera, che sono rimasto fino a tardi, mi stavo facendo un attimino, stavo controllando quello che sto facendo nelle ultime settimane. Stavo pensando a cosa vorresti guadagnare di sicuro, tra virgolette, con 3.000 euro. Ok? Cosa vorresti guadagnare con 3.000 euro per 4 anni o 5 anni? Qual è lo scopo di da 3.000, me lo scrivo qui con la penna, da 3.000 in 5 anni? Cosa vorresti guadagnare? Vediamo un po' le risposte e vediamo che cosa vi posso dire, cosa è possibile fare. Ok? Vediamo un po' le risposte. Eh sì, lo so, dà fastidio anche a me questo di degli indicatori, ma scusatemi, li devo cercare. Non so se sentite sempre questo rumore che viene fuori. Allora, mettiamo qui. 7, 18, 19, 20, no, 4 anni, 4 anni. 4 anni, allora. Allora, guarda Sirio, già va bene, mi stai simpatico. Allora, io parto con 3.000. Cosa voglio guadagnare in 5 anni? Miki, ti spengo il microfono perché sento dei rumori. C'è il microfono acceso, te lo spengo. Ecco, te l'ho spento adesso, scusa. Ok, non l'avevo visto. Allora, no, ma va benissimo. Ah, 5 milioni, e beh, dai, insomma, 5 milioni, no, sono 5.000. Allora, 3.000, questi qua sono l'arco di 5 anni. 5 anni. Arrivato alla fine di 5 anni, facciamo così. Ah, 4 anni abbiamo detto, scusate, 4 anni. 2017, 2018, 2019, 20, allora 2017, 18, 19, scusate, ma è difficile disegnare col mouse, e 2020. In questi 4 anni, partendo con 3.000, cosa vorreste guadagnare con un margine di sicurezza molto alto? Che comunque il margine di sicurezza è non soltanto alto il margine in casi che cioè il rischio è molto basso, ma anche nel caso che magari dopo un anno c'è ancora i 3.000, posso dire ok, non perdo più i miei 3.000, sono con lo stop a pari, diciamo. Dai. Bene, perfetto Luigi, va benissimo, ma è accettabile, 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 assolutamente. Ok, in percentuale, perfetto, 12.000 vanno benissimo, 8.000 certo, assolutamente, 30%, ma il 30% di 3.000, aiutatemi, in 4 anni?
Facciamo il 40%? Ma è poco comunque, però è poco. Partiamo già che minimo minimo deve fare il 100% l'anno. Ok, io direi il 100% l'anno. Quindi 100% l'anno sono 3.000, 6.000, 9.000, 12.000. Ok, come hai scritto tu? Allora, prendiamo il 100%, mi piace, 100%, 12.000. Certo che adesso già ti rispondo, già ho visto. Quindi questi 12.000, se fai il 100% in un anno, sono 6.000. E tu dici, sì, ma se io qui ho 6.000, potrei fare anche 9.000. Possiamo fare anche 12.000. Allora, questa è una cosa e poi ne guardiamo un'altra. Quindi c'è 9.000 e qui ho 12.000. Ho preso te, Sirio, perché era la somma è giusta per fare il calcolo. Ok, anche beh, no, ma benissimo, 12.000 vanno bene, Mauro, non c'è problema. Ok, già arrivo alla risposta, già vedo le domande, già certo, chiaro. Se io ho fatto 3.000 in un anno, l'anno dopo posso fare 6.000, ma da 6.000 posso passare automaticamente, se faccio il 100%, a 12.000. E poi da 12.000 passare all'anno ultimo 20 a 24.000, che sono 0. Quindi 24.000, 24K. Sono possibili se io ogni anno raddoppio la size, quindi faccio per due e per due e per due. Quindi ogni volta il 100% fa 6.000, il 100% fa 12.000, il 100% fa 12.000. Ok? Quindi avrei alla fine avrei un guadagno di 3.000, 6.000, 12.000 e 24. Loro sono 3.000, il mio deposito non lo conto, 6.000 guadagnati. Ok? Quindi avrei 6.000, attenzione, qui ai 6.000 rientrano anche i 3.000, quindi 3.000, 15.000, 15.000, 39.000 euro. O 39K. Questo sarebbe quello che vorrei guadagnare con il 100% in 4 anni. È possibile secondo voi? Allora, questo è possibile se io devo andare sempre al per 2 per 2 per 2. Normale, lasciandolo così, quindi certo che io se vado ogni volta per 2 per 2 per 2 alzo il rischio, quindi non c'è più questo sicuro, tra virgolette, ma non c'è. Però se io lo lascio con la stessa size e lo uso come un conto di un investimento, quindi sto attento, lascio tutto così da 3.000. Silvio, mi stai scrivendo su Skype ancora, cerca di usare la chat se puoi. Perché sennò no, a volte non ti leggo. Allora, 20% del mese che vuoi dare con replicando ogni mese, 20% al mese, ok, va bene, perfetto. Certo, guardiamo su ottica annuale, non andiamo a vedere a mese, perché sennò facciamo lo sbaglio di quelli che guardano sempre il conto ogni 2 minuti per vedere cosa sta facendo il robot. Ok? Non è giusto fare così, è giusto guardarlo magari dopo ogni settimana, ok? Oppure anche addirittura ogni mese, così non si hanno gli sbalzi di ansia. Allora, se io voglio fare un 12.000 euro, rimango con la size unica, da 3.000 arrivo a 12.000 dopo 4 anni. Ok? Siamo d'accordo? 12.000. Siamo d'accordo? Oggi è giorno di festa, quindi faremo un webinar un po' basato su queste teorie. Vedo che mi state rispondendo sì, quindi praticamente 12.000 sarebbe meno, allora 12 vado a 6, 6, 9, 3, 6, 9, quindi alla fine sarebbero però, ritornando a noi, 3.000 di investimento, 3.000 il primo anno, 3, 6, vabbè, lasciamo 12 anche se potrebbe essere dai 9 ai 12, diciamo, dai 9 ai 12, ok? Dobbiamo lasciare un po' di spazio, va bene? Ok, adesso andiamo a vedere una cosa che io sto facendo da sabato scorso, quindi domani è una settimana che il mio computer sta friggendo un backtesting e non lo posso bloccare, lo devo lasciare lì fermo perché ancora ci vuole tempo. Queste 2120 operazioni sono il frutto di un algo versione 2.0, l'ultima versione, di esattamente lui parte il 1º gennaio del 2017. Ok, parte esattamente quel giorno lì. Sono candela a 1 minuto. Del 2017 lui ha già fatto tutto quanto l'anno, finalmente, ed è passato
A febbraio, 12 febbraio 2018, vedete, ha fatto anche già 2 mesi del 2018, quindi già buono. Quanto ha fatto? 8.683. Togliamo i 3.000 di deposito, sono 5.683. Abbiamo raggiunto il primo anno i 3.000 euro? Andiamo a vedere. Allora, tanta roba, eh? Allora, 28, ecco qui, 29 dicembre 2017, andiamo a vedere quanto era la somma, 7.602, 7.612, togliamo i 3.000 di deposito, sono 3.612, quindi ho realizzato nel mio primo anno il 100%. Vedete, sì, ma se io metto 1.000, metto 3.000 euro, devo fare 3.000 euro, sono pochi, non sono pochi, sono tanti, quindi credetemi, sono tanti il 100%, e più che altro... È sempre un'operatività che la posso abbinare anche ad altri robot, quindi è una già è qualcosina. Cosa sta facendo sto rostellina? Si sta scendendo, perfetto. Già è qualcosina, però guardate l'operatività. Adesso vi voglio far vedere un po' l'operatività, perché prima cosa, voi vedete che il primo drawdown è questo qui, il secondo drawdown è questo, tutti gli altri sono piccolezze. Ma questi qui sono veramente due bei colpi abbastanza pesanti. Ok? Quindi è chiaro che non esiste. Sapete quanto è bello fare questo lavoro che sto facendo io? Quanto è bello spiegare con la naturalezza di non dover andare a essere complice di una bugia, non dover essere complice di dover. Annunciare una menzogna, di raggirare un gruppo per dire: guardate, questo qui è infallibile, dovete usare questo robot, compratevelo assolutamente, compratevelo tutti, che serve, è bellissimo, ve lo vendo, costa poco, ne compri due e te lo do al prezzo di uno. Siccome questo non è il mio scopo, la prima cosa non è il mio scopo, seconda cosa è più bello per me realizzare, a parte un sogno mio, ma anche realizzare che posso trasmettere senza dover nascondere niente quello che ha fatto un robot se fosse stato operativo dal 2017 fino adesso, senza nascondere niente. Quindi ancora è in work in progress, quindi ancora non so, sappiamo, magari tra 2 mesi mi esce una drawdown fino a 3.000 e si brucia, quindi anche questo backtesting lo devo buttare via. Però il materasso no, però la batteria di padelle sì, sono compresi nell'offerta. Materasso no, perché è troppo grande. Ai, ai, ai. Io mi ricordo che una volta, visto che mi hai interrotto, ti dico questo. Io mi ricordo che una volta passavano per casa a vendere le padelle, c'erano i mondiali, adesso non mi ricordo se erano i mondiali dell'82, e vendevano le padelle e regalavano il fischietto da arbitro. Io mi ricordo sempre che alla fine ci sono rimasto talmente male che la mia mamma non comprò la batteria di pentole, non la comprò, e io non avevo il fischietto d'arbitro. Guarda, mi sono rimasto talmente male che mi è venuto in mente adesso. Guardate cosa hai risvegliato nella mia mente. Vabbè, sai, i mondiali sono stati quelli dell'82 perché ero bambino. Vabbè, dai, non importa, andiamo avanti. Allora, la bellezza di trasmettere questo. Allora, abbiamo, cioè, me lo devo scrivere perché sennò poi mi dimentico. Allora, vedete che qui io ho sempre dei foglietti. Allora, abbiamo la zona del 748, che è questa qui, vedete, 748. Andiamo a vedere la zona del 1827, quindi 1827 più o meno. Queste sono le due zone di drawdown pesanti. Allora, risultati. Guardiamo quella prima. Andiamo su, se non ci mettiamo troppo, 300. Non vediamo quelle più pesanti, inutile andare a guardare, guardiamo veramente la punta del drawdown massimo. Allora, 748 mi vale, 749, quindi 700 e 748, io non vedo drawdown, ecco qui, 736, ok, si è spostato un attimino, normale, no? Ok, 736, allora, è l'unica volta che il robot arriva ad aprire, in questo caso fino adesso, una posizione di un lotto 28. È tanto, è una posizione abbastanza grande,
perché sommiamole anche le altre, è abbastanza pesante, ok? Rimane aperta l'ultima operazione che mi apre dal 22, poi me la chiude il giorno 30. Quando io ho finito il backtesting, quando ho finito questo backtesting, passo i dati ad Alessandro. Alessandro li mette dentro un altro sistema in un computer e il sistema gli sputa fuori le date. Per esempio, se mancano 20 giorni di operatività, se mancano, se c'è da un'operazione si distacca 20 giorni da un'altra, oppure se mancano delle date. Allora questo sistema, prova del 9, diciamo, chiamiamola così, che ha costruito Alessandro, mi dà poi la conferma se è veritiera, non è veritiera, cosa è successo. Quindi posso andare a vedere poi in tempo reale nel backtesting cosa è successo in quel periodo. Brexit, no Brexit, dati, non dati, tutto il resto. Ma in ogni caso io sono qui al 12 maggio e incomincio ad aprire, anzi qui, no, 12 maggio, incomincio il 12 maggio con un'operazione. Vedete? Una e due, se invece un minuto, eh. Poi abbiamo questo qui, un martingala a il bello di questo programma qui, di questo sistema qui, che adesso non vi posso far vedere i settaggi, però chi c'era nel webinar, che ancora oggi lo lascio, poi nel weekend lo tolgo, nel blog c'è la registrazione del webinar serale, la tolgo perché ci sono performance reali, non si vedono i conti, non si vede niente, ma lo stesso non è che sia bello lasciare le cose che, anche se ho le autorizzazioni, voglio cancellarle. Ok? Bene, anche perché non mi interessa far vedere niente a nessuno. Chi ci crede, ci crede, chi non ci crede, non mi interessa niente, quindi alla fine è uguale, giusto? Però, torniamo a noi. Se il robot che ho spiegato nella sera, nel webinar serale, mi fa un'operazione, diciamo, da 10 pips. La seconda, anche essendo sul time frame, non a minuto, scusate, ho detto a minuto, vero? Sì, un minuto, che cavolo, un minuto, non è 5, un minuto. La distanza di un'operazione all'altra, per farvi l'esempio, deve essere minimo di 10 pips. Quindi se mi fa una candela che non è 10 pips, aspetta fino a si allarga minimo a 10. Quindi la seconda posizione che mi fa è un martingala di posizioni, questa è la versione nuova, il 2.0. Quindi la seconda operazione è 20 pips. Oggi è giornata di non trading perché è tutto chiuso, quindi permettetemi di fare un po' di scannerizzare un po' il sistema. Quindi 10, passiamo alla seconda operazione, e 20. La terza operazione che mi fa del basket è quanto? 40. E allora notate che se sono candele da un minuto, ok? Lui va a guardare ogni 10, ogni 20 e ogni 40, quindi alla fine sono passati 10, 20, 40. Cosa fanno? 70 pips. Quindi se le candele a un minuto vanno in laterale, il robot logicamente continua a farmi il backtest, continua a cercare, ma non trova altro. La quarta operazione dista 80 pips. Quindi per raggiungere dopo i 70 devo raggiungere 150 pips. Quindi abbiamo 150 pips operativi sul minuto. È per quello che il robot rimane magari tanto tempo a lavorare, perché non trova l'altra operazione. L'altra operazione, adesso ho fatto un esempio, poi basta fare un po' di calcolo, vedete che non è questa la distanza che ho scelto. È 160. 160 pips. Raggruppati ai 150 sono 310 pips di range operativo sul minuto. Quindi un basket lavora con 310 pips. Quindi da passare dall'80 al 60 possono passare anche 3, 4, 5 giorni, una settimana, diciamo così, una settimana per arrivare ad aprire la quinta operazione che poi mi chiude tutto il basket completo. Però passa una settimana perché da raggiungere da 80 a 160 pips, la distanza di 160 pips magari non la fa tutti i giorni. Ok? Poi negli anni scorsi avete visto che l'euro dollaro era un po' stretto. Va bene? Quindi spiegato il martingala delle posizioni, spiegato anche perché il robot magari rimane tanto tempo a mercato senza produrre. Ricordate che se mettete questo robot qui sull'euro dollaro, lo potete mettere anche sull'euro yen, quindi l'operatività continua. Ho una paura di chiudere ogni tanto il MetaTrader perché mi va perso una settimana di lavoro. Ok? Quindi devo stare anche attento. Bene, andiamo a noi. Questa qui è successo che l'operazione 34, l'operazione 64, scusate, questo sell qui, prima di aprire l'operazione ultima all'1,28, dal 17 maggio al 22 sono passati 5 giorni. Quindi
Non è male, è andata abbastanza bene, quindi 5 giorni, poi da 5 giorni alla chiusura totale sono passati dal 22 al 30 8 giorni, quindi 8 giorni di guardare, stare attenti, monitorare il conto, pregare, andare in ansia, scongiurare, accendere candele, bruciare l'olivo e tutto quello che volete, peperoncini di qua, peperoncini di là, scongiure di 8 giorni per poi arrivare a un risultato. Io la metto così scherzando perché alla fine no, il conto non è andato sotto i 3.000, però è andato logicamente un po', adesso non abbiamo davanti a noi il grafico, però sarà andato un po' in sofferenza, oppure anche no, perché può darsi che dopo, quanto abbiamo detto, che erano 310 pips, aperto l'ultima e piano piano si è andato nella direzione giusta, quindi è andato sell ed è andato a chiudere le altre. Ok? Bene, andiamo a vedere le altre che erano 1827, l'operazione 1827. Non devi chiedere a me, non devi chiedere a me, non devi chiedere a me. Conto giusto per il MetaTrader, il conto giusto è un conto MetaTrader. E Sergio, un conto MetaTrader perché i robot lavorano sul linguaggio MQL4. Leva finanziaria minima 1.300, se no devi avere un capitale di minimo 100.000 euro sopra, per farti un esempio. No, 100.000 no, ma minimo 30.000 euro sopra, ok? Per avere un po' di spazio per muoverti. Invece se hai meno capitale, hai più margine, più leva finanziaria, no? Quindi hai la proporzione della leva finanziaria. Minimo 1.300, hedging attivo. Non assolutamente, ma consigliato, assolutamente consigliato. Ok? Non andate per favore a prendere questi broker, non voglio neanche fare un nome, magari ne azzecco uno proprio, questi master trader, per farmene uno, cioè questi nomi che alla fine non hanno niente, nessuna voce in capitolo. E attenzione ai broker, quelli grandi di una volta, senza fare nomi, perché non hanno più leve finanziarie, dove purtroppo per via della ESMA, grande cavolata che ha fatto, andare a prendere un broker che non si è regolamentato in Europa. O meglio, che non si è regolamentato, che si è riconosciuto dalla Consob. Quindi io adesso non voglio tirare il vento per il mio mulino, che poi non è il mio mulino, però tra tutti noi che stiamo usando SwissMarket o anche BD Swiss, non vi trovate bene. Io mi trovo veramente bene. Non ho uno, è stato successo una volta negli ultimi 6 anni, che si è bloccato per un motivo di complicazioni del server. È stato fuori orda per 20 minuti. Tutto quello che è successo in questi 20 minuti, se qualcuno ha perso, è stato ripagato migliaia e migliaia e migliaia di euro. Soltanto se gli mandavi lo screenshot e dire io potevo chiudere queste operazioni, invece non le ho chiuse. Ok? Quindi assolutamente io per questo posso anche tirare il vento un po' per il mulino del broker, perché vanno dette anche le cose giuste. Cose negative non ce ne sono, lo spread è quello che è come gli altri, cioè non cambia veramente niente. E poi c'è il supporto di Michela che è impagabile, ok? Infatti non la paghiamo perché è impagabile. Scherzando, come no, per carità, anche oggi che è giorno di festa è anche qui con noi, quindi e anche lunedì ci sarà, quindi c'è sempre, c'è da fare, dai, ok? Poi qualcuno, un altro broker, vuole provare anche un secondo broker, per carità, non è quello il problema. Attenzione però, secondo del broker, se poi vi pagano, perché dovete stare anche attenti a questo, che poi il broker vi fa problemi quando paga. Io mi ricordo, qualcuno di voi si ricorda pure, è successo, mi sa, 5 anni fa, più o meno, che avevo dei robot operativi, la versione, la prima versione dell'Argo, che già funzionavano bene, ma non funzionavano bene bene come adesso, però c'è stato un periodo di mercato che tutti i conti continuavano a guadagnare, 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 e il broker mi disse, no, indirettamente, non possiamo più far usare i tuoi sistemi ai nostri clienti. Io ho preso, per farvi l'esempio di quello che ho fatto, ho preso le mie cose, le ho messe all'americana, nel cartone, come fanno negli uffici in America, e me ne sono andato. Allora, ho smesso da un giorno all'altro di fare i webinar per questo broker, perché non si poteva andare avanti così. Io non posso vedere che un broker mi dice non possono guadagnare. Allora, che cosa vuoi fare? Vuoi metterti i soldi in tasca del cliente? Vi ho spiegato l'altra volta una cosa, ok? Che non la voglio ripetere, chi c'era la sa, ok? Quindi
Il broker è lì per darvi i soldi che voi avete guadagnato. Se il broker poi ha un problema perché non mette il vostro conto liquido a mercato, che poi ve l'ho spiegato l'altra volta, allora sono problemi del broker. Io ho guadagnato 1000 euro e io li voglio 1000 euro. Io ho guadagnato 100.000 euro e io voglio 100.000 euro. Abbiamo già visto questi pagamenti, quindi non abbiamo problemi. Ok? Assolutamente un broker in espansione. 12 anni di vita, quindi attenzione, prendetevi un broker che non sia un anno e mezzo sul mercato oppure 6 mesi sul mercato. Perché quei broker lì solitamente sono quelli che spariscono. Dopo 1 o 2 anni raccolgono 3, 4, 5 milioni di euro e poi ciao ciao! E se vi trovate con il sito non raggiungibile oppure anche raggiungibile ma nessuno vi risponde più, il telefono non funziona, diventa tutto un call center, si tira per le lunghe perché la maggior parte sono clienti che poi non si danno. Dicono che è andata così, ho perso 2000 euro, però 2000 euro per 100, per 100 clienti, per 200, per 500 clienti, si fa la somma. Okay? Stanno attenti a non danneggiare un cliente magari da mezzo milione di euro, perché quello lì magari è un cliente che è potente e può andare anche per vie giuridiche, andare a rompere le scatole. I clienti piccoli che perdono 1000, 2000, 3000, 5000 euro non si mettono mai alla guardia di finanza e si guarda, io ho perso 5000 euro perché questo broker è sparito, loro si mettono a ridere. Ok, io lo so perché è successo non soltanto a me, tanti anni fa che un broker è sparito, io ne ho persi tanti di soldi, ma avevo tanti altri che mi seguivano nei webinar che avevano perso anche loro dei soldi, andavano dalla guardia di finanza e quelli si mettevano a ridere, perché alla fine ti puoi attaccare alla mentalità. Quindi anche questo è anche un motivo per stare sui smart, per la validità e anche perché è riconosciuto in tutta l'Europa, le regolamentazioni che ha sono riconosciute in tutta l'Europa. Perfetto. Andiamo avanti con il nostro test, allora andiamo avanti. Avevamo la parazione 1827. Oggi il webinar che deve essere fatto così, perché sì, il mercato vedo che c'è un po' di movimento, alla fine avevo visto qualcosina, c'è, però lasciamo stare, lasciamo andare questo mercato, dai. Vediamo soltanto una cosa, volevo vedere. Ok, ancora non mi ha fatto nessun questo gamma. Ah no, qui no, qui volevo vedere. Ancora non riesce a mettere giù la testa, c'è un pivot di mezzo, però. Vabbè, non importa, lasciamo andare. Andiamo avanti. Allora, 1827. Vedete quanta paura che ho di cliccare qualcosa di sbagliato e mi si chiude il test dopo una settimana che sta andando. Il mio poverino computer qua, che è il computer che di solito non uso per i test, perché questo è la workstation di sei monitor che uso per i webinar e di solito la spengo la sera, no? Adesso non la spengo perché devo lasciarla accesa minimo ancora un mese, quindi non fa un rumore, è silenziosissimo. Allora, quello 1827. Ok, adesso andiamo a vedere più o meno. Era questo, 1835. Anche qui l'operazione più grande che fa è l'1,28. Allora, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Sto sbagliando? 1, 2, 4. Eccoli qua, sono qui. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Sono 5, 8 operazioni, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mi pare che nel backtesting gli ho detto di fare fino a 10. Quindi immaginate se l'ultima operazione dista 310 pips alla fine, abbiamo detto che giusto, non ce l'ho ancora scritto. Non avevo scritto prima, allora. 10, per farvi un esempio, sono il costo di questo 40, 80, 160. Cosa sto facendo? Sì, 10, 20, 40, 80, 150, 310. L'altra operazione che verrebbe dopo era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 20. Possiamo andarlo a vedere subito. 640. Allora, le 10, mi sa che non è questo il test, però guarda, 10, 20, 40, 80, 160, 3, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1280, 1280. No, sicuramente la distanza non è 10 pips, però lo possiamo andare un attimino a vedere anche quanto dista la 64 dalla 128. Allora, abbiamo qui un range di una quotazione di 1218,5, prendiamo gli ultimi decimali, vabbè, prendiamo anche l'ultimo, 1,18,55. Andiamo a vedere quella distante del 128, onde 1300 a 1230,
1 e 17. Ah, no, io sto facendo... ah no, 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 mi sono ricordato adesso. Qui non c'è il martingala compreso, ma c'è il martingala 1,5, quindi non è un martingala completo, è un martingala a metà, va bene, uguale. Però quanto dista questa posizione qui? Che si è aperta 10 giorni dopo? 1230, 1200, 1,21, 18, 1,21, 85, 1,300, 200. Quanti pip sono? Dai, fatemi il calcolo veloce. Che come lo fa? 1, 2, 3, 3, 1, 1, 7, 1, 2, 1, 8, 5, 5. Vediamo quanti sono. 100, non mi viene. 300, 1200, 300, 300. Aiutatemi. Sono in difficoltà. 1, 21, 18, 1, 23 e 11. 1, 21, 18, 1100 pips o 110 pips? 1100 pips. Qualcuno che mi aiuta. 1, 22, 18. Adesso sono un po' fuori dalle cose. 1000. Sono 110 pips. 111 pips. 1100 pips. Allora, scusate, qua stiamo facendo confusione. 1262, ancora un'altra somma. No, 1262 non potrebbe essere. Diciamo un migliaio di pips, uguali, che se sono 1100, che sono 1111, che sono solo 1130. Mi state scrivendo delle somme, anche voi siete andati un po' in palla. Comunque, una distanza di 1000 pips, ok? Che poi togliamo, magari sono solo 100 pips, ok? Togliamo un decimale. Però rimane a mercato questo poco tempo per poi andare a chiudere. Vedete che l'operazione è rimasta dal giorno 17 1 al 17 1 dall'1 di notte alle 8 del mattino. Quindi con questa piccola operazione qui, con questa grande operazione qui, è rimasto pochissimo tempo a mercato ed è riuscito a chiudere tutto. Ha chiuso tutto il pacchetto. Ok? Questo è l'ultimo drawdown che abbiamo visto, poi possiamo guardare tutti gli altri. Questo ce n'è un altro, vedete, si ferma a 64. Già lo vediamo perché lo sappiamo, abbiamo visto nell'equity line. E poi continua a lavorare imperterrito, vedete, qui c'è qualcosina, ma cos'è? Un 16, non c'entra niente. Quindi va a lavorare bene tranquillo, non si scosta. Bene? Ok, quindi abbiamo un buon risultato. Finora abbiamo 8.700 euro, siamo al 16 febbraio. E continua. Quindi questo qui sarà un backtest che se qualcuno magari lunedì mi vuole chiedere, ma lunedì com'è andato, come sta facendo, cosa ha fatto negli ultimi 3 giorni, perché oggi, venerdì, sabato, domenica continuerà a lavorare, continuerà a fare il suo lavoro, però ci mette veramente tanto, tanto, tanto tempo, perché ogni candela se la va a guardare, ogni singola candela. Poi mi ricordo, non mi ricordo bene se l'ho scritto da qualche parte, il backtest è stato fatto con un martingala non completo, quindi quello che ho detto prima era magari un po' sbagliato, però vi dico che se il martingala non è al 100%, quindi non è 2 volte, se magari mi apre 10 pips, la seconda operazione non è 20, ma è 15, ok? E poi così via, quindi non abbiamo 10, il doppio sarebbe 20, mi fa l'1,5, sono 15. Poi la distanza adesso di questi 15 diventa l'1,5, quindi non è una distanza doppia di 15 pips, diventa, devo vedere come l'ho sistemato, adesso mi ricordo, quindi non è proprio largo largo come l'avevo detto prima, un po' più stretto, ma va bene. Poi quando sarà pronto il backtest vi dirò anche le impostazioni che ho usato. Mi pare sia 1,5 comunque. 5 pips potrebbero anche essere di distanza. Sul minuto 5 pips. Vabbè, dai. Ok, allora questo era per la parte del trading automatico, così per andare un po' nelle definizioni di quello che sto facendo ultimamente e perché anche non aggiorno il blog. Giusto, non aggiorno il blog, sto facendo tante altre cosettine. Allora, mi viene la voglia di chiuderlo a volte, devo stare attento. Allora, per non chiuderlo, lo abbassiamo. Posso cliccare qui 2 volte e si mette in miniatura qui sotto, non si vede, però ancora continua a lavorare. Ok,
Cosa sta facendo ciclicamente l'euro-dollaro? Così andiamo a vedere anche aggiornare i cicli, poi vi lascio, dai, insomma, un webinar così fuori programma perché è giorno di festa, non ho niente da fare, perché io non so, sono sempre quello che non ha niente da fare, perché tanti mi dicono, ma tanto tu non lavori, non stai facendo niente, perché fare il trader non è un lavoro, no? Fare il trader è un passatempo, no? Lo stress che ha un trader non è una cosa imparagonabile invece, da un lavoro normale a una certa ora stacchi, buonanotte, invece il trader magari deve continuare a fare trading oppure deve continuare a monitorare anche le sue operazioni, che purtroppo ti riporta a volte indietro negli anni, dici cavolo ho sbagliato, oggi mi rimangono tutto il guadagno che ho fatto oggi, devo ancora monitorarlo perché ho deciso di chiudere le operazioni dove magari mi sono girato poi da un'altra parte e non dovevo farlo. A volte succede anche a me che non chiudo, meglio chiudo e mi giro. Invece si dovrebbe chiudere e aspettare 1, 2, 3. Questo è il ciclo 3, giusto? Ci siamo? Allora, sì, perfetto. Se è il ciclo 3 deve fare, no, non deve fare un minimo rispetto al ciclo 2. Il ciclo 2 è un ciclo 3, 2 rialzista, ma anche se fosse un ciclo 2 ribassista, non lo deve fare. Può completare la distribuzione così rialzista, sì. La può, Sandro, la può completare? No, non deve, no, 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 attenzione. Allora, no, questa è una distribuzione ribassista, ma questa non deve continuare la distribuzione ribassista, può anche fare una distribuzione rialzista, quindi 3 e 4. Ma può anche fare adesso un 1 rialzista, un 2 laterale, un 3 rialzista, così magari, e un 4 così, quindi rimanere nella lateralità, ci sta. Allora qui cos'è che cosa mi consigli Paolo? Leggere i messaggi di chat non letti, perché ci sono messaggi di chat non letti? Li ho letti tutti, dai. Cosa è successo? Clicco qui, vediamo se questa funzione. Ah, boh, non lo so. Ogni tanto mi fanno gli update di questo programma. Li avevi contati anche tu così. Ok. Ah, vabbè, dai, uguale 1200, 1100, uguale quello che erano, uguale, non è che cambia tanto. Ok. Qui andiamo allora al ciclo 3. Prima cosa, visto che sappiamo, tanto questo Fibonacci qui non ci serve più, potrei metterlo qui, ma alla fine guardate che il 50% rimane sempre questa zona qui, quindi attenzione quando chiude, sappiamo che è 50%, ma lo cancelliamo, non ci serve. Bene, abbiamo poi realizzato una cosa. Vediamo come siamo messi a canali. Quindi la situazione, vedete che è molto, molto, molto semplice l'analisi tecnica, un canale direzionale, vedete che è così, proprio ovviamente uno, lo mettiamo bene due. Andiamo a prendere dov'è la parte che tocca di più, è quella qui, guarda. Questo è un canale. Quindi probabilmente il ciclo 3 che ha la sua maturazione di ciclo, perché ne ha 22, questo ne ha 29, questo ne ha 30, questo è il famoso ciclo Y. Quindi cioè, insomma, tutto è veramente nei suoi cardini. Questo è Y, ok? Y 1, 2, 3. Se adesso mi arriva il canale, è short, giusto? Potrebbe essere short. Se io vado a comparare questa analisi con l'analisi del fascia, se il fascia qui vedo che incomincia a scendere, mi dà un segnale short, va sotto la 12, incomincia a tradare. Quindi questo è il punto più. Mi meraviglio che c'è questa volatilità così, giorno di festa è tutto chiuso, però c'è volatilità. Va bene, non importa, lasciamo ancora. Ok? Quindi l'analisi ciclica sull'H1 è questa. Sull'H4 però, se da qui mi è partito qualcosa anche sull'H4. Questo è un ciclo superiore, che è questo. E qui avevamo il 50%, che lo lascio. Questo è il ciclo 3 o il ciclo 1, si legge un po', si legge? 3 a 1,
Quindi qui è partito, questa è la Y, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. Che ciclo è? O un ciclo 3 o un ciclo 1? Allora, qui abbiamo esattamente una Y con due punti di domanda. Togliamo uno. Poi abbiamo un ciclo 1 rialzista forte, un ciclo 2 ribassista, un ciclo 3 che fa quello che vuole. Allora, qui adesso, siccome si pensa ad un ciclo 3 o un ciclo 1, quindi si pensa a una ripartenza forte, a una ripartenza ciclica così, ok? E invece vedo che va in laterale, oggi potrebbe incominciare a chiudere il ciclo 3, quindi continuare la distribuzione in chiusura e come minimo farmi ancora il ciclo 3, se non addirittura poi anche il ciclo 4. Quindi non mi aspetto più questo massimo qui per il momento. Però attenzione, non abbiamo, abbiamo raggiunto ieri delle zone importanti. Questa zona qui del 50%, adesso vediamo se l'abbiamo raggiunta. Allora, lo sposto è 1,0956. 1,0955 andavano bene. Okay. L'ha raggiunto ieri. O comunque stanotte con un tick, questo qui, eccolo qui, quasi quasi raggiunto. Già questo è il 50% di questa espansione qui, quindi se io devo fare il 50% di questa ultima espansione, vedete che è il 50% poco più alto, giustissimo. Quindi quello ad occhio è già una zona raggiunta, non so se la va ancora a prendere o no. Comunque ha raggiunto comunque il target che avevamo del triangolo, la rottura di questa zona arrivava al massimo del triangolo, che era questo. La possiamo togliere. Ok? Questa direzionalità che io ho misurato fino a qui sarebbe da nucleo a nucleo. Non è detto che lo deve fare, ma probabilmente lo fa. La tempistica è quella che non abbiamo. Praticamente potrei fare anche un ciclo 3 così, ok? Poi magari rimanere fermo qui e ripartire farmi il ciclo 1 e poi andare qui col ciclo 1 a toccare la parte alta del nucleo. Quindi riesce a farlo. Oggi che è giornata già un po' meno volatilità, potremmo cominciare a chiudere il ciclo 3, segnale short, distribuzione che continua. Perfetto? Ah, non è l'indicatore che suona, è proprio questo. Allora, fatemi vedere, 1,0927, 1,0944, ma perché mi dice così? 1,0927, c'è un errore, c'è un pop-up, se lo vedete qui. Questi qua sono tutti segnali di alert che suona. Secondo me è questo indicatore qui. Molto qui. Indicatore. Che mi sta dando degli break no, come si chiama questo indicatore qui? TTS, dove è TTS? Eccolo qui. Il TTS. Il TTS. Dove è il papà? Eccolo qui. Ah. Vediamo se adesso mi dà un po' di pace, che continuava a suonare. Ok, perfetto. Un attimo che voglio vedere una cosa. C'è la password che non si vedeva, e poi mi sgridano se faccio vedere le password. Benissimo. Allora, questo anche per la situazione ciclica dell'euro-dollaro. Ci sono domande per la situazione ciclica? Il long di ieri era prevedibile. Il long di ieri era prevedibile. Chi ha detto di no? Il long di ieri era prevedibile. Il long di ieri era prevedibile. Vediamo cosa ha fatto ieri. Se ce l'ho qui. Questo è il long di ieri. Sì, questo è il long di ieri. Gli ultimi 3 giorni di operatività. Non conto, però ho chiuso 400 euro di perdita perché poi l'ho recuperata ieri. Comunque l'ho chiusa perché non mi andava. C'era un conto che è un po' più piccolino di questo. Okay? Questa è l'operatività degli ultimi 3 giorni. Vedete che abbiamo i long di ieri, quindi long di ieri 8 aprile, oggi è il 10, quindi chiuso il 9, eccoli qua. 1, 2, 3. Tutti euro-dollaro e 4. Questi erano 4 long di ieri dell'euro-dollaro, tutti chiusi al primo pivot. Se li lasciamo ancora guadagniamo di più, però adesso no? Non siamo qui per fare
Nelle montagne russe sono già alte abbastanza. Ok, poi abbiamo qui qualcosina sempre di no, di ieri avevo solo questi quattro. Poi il giorno prima avevo la sterlina dollaro, l'euro sterlina, euro dollaro, euro dollaro, euro dollaro. Qui abbiamo qualcosa di dollaro yen. Okay? Cose piccolezze che sono state chiuse. Però se notate la tecnica che uso 10.05, 10.05, questo è un gruppo di operazioni chiuse tutte assieme. Poi 12.04, 12.04, queste due sono state chiuse assieme, 14.08, 14.08 chiuse assieme, 15.03, 15.53, scusate, 15.53, 15.53. Queste quattro operazioni sono state chiuse tutte assieme. Okay? Quindi non lascio niente al caso, le chiudo così. Okay? Quindi anche per farvi vedere qualcosina, io sono un po' odiato, lo so che sono un po' odiato da... Sono un po' odiato nella rete, nella diffusione rete web dei webinator, sono quindi dei relatori che fanno non riesco a capire in che lingua mi stai scrivendo, Sirio. Non riesco veramente a capirla stavolta. Boh, non, sarà il mio ciclo? Il mio ciclo è una cosa spagnola, non riesco a capire veramente. Scusa, l'ha preso al minuto. Il tuo ciclo l'ha preso al minuto, forse. Quello studio lì lo dobbiamo vedere. Uno di questi giorni, quando c'è un po' di tempo, dobbiamo. È un telefono, ma stai dicendo a voce. Tu dici il messaggio a voce e lui te lo scrive sicuramente, no? State usate queste tecniche qua. Devi scrivere cose tutte diverse. È un telefono, non... Vabbè, dai, guarda, non importa, più o meno ti ho capito. Quello di cui parlavamo ieri, sì, adesso appena ho un po' di tempo mi condivido con te il monitor e ti registro, che così vediamo che cosa ne esce fuori. È incomprensibile le lettere. Anch'io scrivo veloce, salto qualcosa, ma tu veramente proprio. Ma... Ok, vabbè, tranquillo. Allora, torniamo a noi. Io sono un po' odiato nella rete, diciamo, dei relatori che fanno seminari o webinar online riguardanti il trading, perché faccio vedere cose innovative, faccio vedere magari anche un po', se hai la tastiera, allora scusate, interrompo di nuovo. Se hai la tastiera con le batterie, mettiti la tastiera col filo, perché io ho cambiato in tutti i miei computer, c'è la tastiera col filo e il mouse con il filo, perché non fate queste cavolate che poi vi si staccano le batterie, non riuscite a scrivere bene, si blocca un tasto e pensate sia bloccato. Non è il tasto, è proprio la batteria che non ce la fa. E anche se cambi la batteria, dopo un po' non ce la fa più perché non riesce a dare il segnale giusto. Basta che ci sia un telefonino vicino e la frequenza viene variata e non funziona bene. Quindi mettetevi la tastiera con il filo. Okay? Impatti veramente, infatti. È quello, anch'io una volta facevo questo sbaglio. Voi clicchi, 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 ti arrabbi. Toglitela, costano 5 euro, 10 euro. Vi mettete la tastiera, quella normale della Microsoft, con il filo. E andate di sicuro, anche il mouse, quello con il filo, e siete a posto, perché sennò vi trovate magari a chiudere l'operazione e non vi funziona il mouse, non vi funziona la tastiera. Fate queste cose qua, per favore. Allora, torniamo a noi. Io sono un po' odiato da chi fa i webinar che magari che non lo so, lo fa sotto un altro scopo. Io li faccio molto tranquilli perché sono appuntamenti di trading, ok? Non faccio vedere strategie di trend line o che ne so io, non leggo i dati come se fosse il telegiornale, le faccio vedere oggi c'è un dato alle 14.30, l'euro dollaro potrebbe salire, ma potrebbe anche scendere, ma potrebbe anche salire, ma potrebbe anche scendere. Cioè, alla fine avete visto un'ora di webinar e alla fine non è che avete portato a casa qualche notizia in più, ok? Sono un po' diverso, lo devo dire la verità, ma purtroppo questo mi rende un po' anche orgoglioso di questo, perché faccio vedere delle cose positive, faccio vedere quello che dicevo di fare, il triangolo di fare questo long, era il triangolo che ho fatto ieri, con la chiusura che ho fatto sulla performance che vi ho fatto vedere adesso. Se andiamo a vedere la performance che vi ho fatto appena vedere, adesso qui, la chiusura è stata 1,08 e 95, 1,08 e 96, ok? Queste sono le chiusure, 1,08 e 95. 96, ok?
Andiamo a vedere com'è. 1.08.95, quello di ieri, vedete, 1.08.95. Questo era il pivot, questa è stata la chiusura. Poi che è andato un altro pivot, erano altri 40 pips. È una cosa da fantascienza, va benissimo, certo, ma io qui sono costretto a chiudere. A parte l'orario, le 16, 17, non voglio stare fino alle 10 di sera qui. Siamo su un breakout, siamo in questa zona qui. Sì, certo, mi partiva un ciclo, ma non lo so, piuttosto di non prendermi che poi mi fa così, torno giù di nuovo, ho deciso di chiudere sul pivot. La fermezza del trader, chiudere nei momenti giusti. Questa è l'unica situazione che si ha per portare a casa. Ok? Quindi queste cose che faccio vedere sono un po'. Riguarda anche la mia operatività, quindi non ho mai spinto nessuno a comprare un indicatore mio o fare guardare un webinar mio o usare un robot dei miei, questo non è assolutamente niente. Ok? Va bene. Allora, per oggi io direi che abbiamo visto questo, abbiamo visto quello. Vorrei vedere un attimino l'euro sterlina, però la guardiamo nell'Outlook Weekly. Euro sterlina che mi aspetto un crolletto, un crollo, mi aspetto un po' il crollo. Quindi l'euro dollaro comunque, a parte che già che ce l'abbiamo qui davanti, la situazione long era questa, quindi da qui fino a qui. Quindi cercate di capire che se comprate l'euro dollaro, l'euro sterlina dovrebbe crollare, ok? Forza di euro dollaro, forte di sterlina dollaro, debolezza di euro sterlina. Quindi questi erano i segnali che ho dato nel weekly, stop loss in questa zona qui, quindi se entrate qui lo stop loss rimane questo, che poi è lo stop da dove è partita la candela, e qui il take profit, 140 pips. Ulteriore long questo, quindi se riuscite a portarvela fino a qui, potete tenervi anche il trade da qui fino a qui. Ok, questo era per l'outlook weekly di questo lunedì. Ok, frattale non short, quindi da qui non ci andava short, chissà perché, guardate già di pullback, è tornato su. Va bene, andiamo a vedere l'euro sterlina. Partiamo dal weekly. Situazione short. Primo take profit, short da qui, ok? Primo take profit era questo. Candela weekly che continua un po' a scendere un attimino. Quindi la candela weekly è sotto di 40 pips, che li potrebbe raggiungere oggi nuovamente per completare la candela weekly un po' più a ribasso. Ok? Poi oggi è lunedì, è un venerdì di festa, non lo so. Il daily, segnale short di questa zona qui, primo take profit, secondo take profit, zona di pullback. Questo è l'unico problema che abbiamo se chi è entrato short, come sono entrato short io del resto, e ha beccato questa zona di supporto. Io purtroppo non ce l'avevo aperto l'Outlook Weekly e stavo guardando nell'intraday e mi sono beccato le entrate short su questa zona qui. Non voglio dire niente, ma secondo me questa zona qui di pullback, addirittura questo è il 50%, siamo sotto il 50% e abbiamo una bella candela che già da questa zona qui ha cercato di portare giù. Quindi non, probabilmente se mi ritorno in questa zona mi accelera a ribasso. Non lo so, però questa zona qui è la zona di pullback, era la zona di take profit. Non lo so, aspettare che mi vada a ripescare questa zona qui, sono una ventina di pips, e poi decido se chiudermi le operazioni. No, quindi abbiamo visto anche l'euro sterlina. L'Outlook Weekly, che magari potrebbe essere un po' noioso a seguirlo, perché faccio un'ora di analisi su time frame weekly e daily, però ha dei risultati non più che alti, ha un 90% di operatività positiva. Cioè, tutto quello che guardiamo nell'Outlook Weekly è un trading rilassato, molto tranquillo. Guardiamo anche in alto, vedete qui il DAX, il segnale long, questo è il suo target. Sul daily avevamo le stesse cose, Nasdaq, ok? Guardate, segnale long, zona di take profit, chissà perché si è fermato sulla zona di take profit. Ok? Sono tutte quante analisi che facciamo nell'Outlook Weekly lunedì mattina alle 10:30, ok? Quindi se volete controllare un attimino anche quello che facciamo, guardate. Sono tutti quanti posizioni, adesso li posso andare a carrellata, finora non ho trovato una di sbagliata, ok? E non le ho messe adesso, ma le avevo messe nelle ultime settimane quando faccio le analisi. Ok, eccola qui, questa è una sbagliata. Cos'è? L'oro. L'oro sta dando un segnale short qui, aveva dato un segnale short qui, questa magari è sbagliata, ok? Prima sbagliata, questa non l'avevamo fatta, beh, questa ormai è tardi, non l'abbiamo più. Non abbiamo più analizzato questo oro. Petrolio, segnale long, ancora in essere.
L'euro yen weekly, che l'euro yen vi ho detto vorrei tradarmelo in long, però non riesce a darmi segnali. Ok, qui il triangolo classico, quindi tutto quanto per farvi vedere un attimino. Guardate qui l'indice del sorte da valutare. Guardate com'è andata bene, cioè analisi tecnica al 100%. Questo quindi per uguale qualsiasi tipo di strategia usate. Il trading nasce dall'analisi tecnica, quindi minimo minimo il 10-20% di analisi tecnica lo dovete sapere, perché sennò non riuscite a fare trading. Ho qui un segnale short, un segnale long, se va qui vado short, vado qui vado long, è classica dell'analisi tecnica dare un 50% di possibilità. Sterlina dollaro long, anche questo qui è una cosa bella, perché se io vado long di sterlina dollaro o ho la sterlina dollaro che spinge al rialzo, l'euro sterlina nuovamente crolla, perché vuol dire forza di sterlina e l'euro non ce la fa contro la sterlina, quindi crolla, ok? Quindi anche questo, oggi poi giornata di festa, non so come si comporterà. Ok? Le abbiamo viste quasi tutte, adesso non le abbiamo più analizzate. Sorto a valutare dopo la chiusura di lunedì, ormai sono già passati un paio di settimane da questa analisi, no? Una settimana, 2 settimane. Sorto a valutare, ok? Rimangono lì, long. Cioè, solo per darvi il dollaro australiano, io ormai sono chiuso dai long e mi sono girato short troppo prematuro, però ok, vediamo cosa c'è. E il dollaro viene alla fine, il dollaro sta dimostrando forza. Adesso con la candela di questa settimana è ritornato in questa zona proprio perché l'euro ha preso forza. Ok, quindi nel weekly avevamo un segnale long probabile. Ok, e nel daily avevamo dei segnali short con la stessa tecnica del triangolo, qui short su questa trend line, un altro short a questa zona, il take profit da questo. Quindi se mi aspetta ancora il dollaro debole fino a questa zona. Ok, grazie a tutti della partecipazione. Io vi ringrazio che avete passato con me un giorno festivo, perché poi oggi è il giorno di festa. Ci si sente lunedì mattina alle 9:30 e lunedì mattina alle 10:30 per l'Outlook Weekly. Questi webinar, anche se sono giorni festivi, li faccio apposta, li faccio volentieri perché abbiamo un po' di tempo per passare assieme senza guardare i movimenti del mercato. Okay? Facciamo solo puro un po' di strategie, guardiamo magari che cosa alla fine cosa sta combinando il test. Continua a macinare piano piano, ma continua ad andare giù. 13 febbraio, quasi San Valentino. Ok, quindi vediamo se riusciamo ad arrivare anche al 2020 piano piano. Ci vorrà ancora minimo 2 settimane. Grazie a tutti della partecipazione. Alla prossima. Ciao ciao a tutti. Ciao ciao.